mondo solo bambini maschi. Il tuo indomito ingegno deve generare solo maschi. Quando avremo marchiato a sangue quei due addormentati nella sua stanza e usato i loro pugnali, chi non crederà che lo hanno fatto loro? Chi diceva niente più sonno a tutta la casa, Glamis ha ucciso il sonno e perciò Kodur non dormirà più, Macbeth non dormirà più. Ma chi era che gridava così? Su, su mio valoroso Kodur, sprechi la tua nobile forza a pensare alle cose con il cervello tanto malato. Va a prendere un po' d'acqua e lava questa sudicia prova dalla tua mano. Perché hai riportato i pugnali da lì? Devono restare lì. Va! Rimettili a posto! Va! Imbrata di sangue il viso delle guardie addormentate! Io là non ci torno! Ho paura a pensare a quello che ho fatto! Non oso guardare! Voglio sapere di più! Altrimenti la maledizione eterna sia su di voi! Fatevi vedere, pesateli sul cuore, venite come ombre e poi sparite! Uno! Somigli troppo al fantasma di Panko, via! Due! La tua seconda fronte d'oro è uguale al primo! Tre! Tre! Piccole streghe, perché mi fate vedere tutto questo? Quattro! Quarto, schizzate occhi fuori dalle orbite. Cinque. Cinque. Questa processione andrà avanti fino al giorno del giudizio. Sei. Sei. Un sei. Sette. Non voglio vederne più. Otto. No, ecco che arriva un ottavo. Che porta uno specchio che me ne mostra molti altri ancora. Dieci. Ora mi accorgo che è tutto vero. Perché Panko con i capelli raggrumati di sangue mi sorride. E me li indica come i suoi discendenti! 13! È così! È così!